un po' di forza. Nicola Binda, giornalista della Gazzetta. Nicola, due settimane dello spettacolo con il Chievo, presenti tutte le due partite. Che partite sono state? Beh, sono state due partite di quattro tempi, tre dei quali appannaggio dello Spezia e un tempo su quattro appannaggio del Chievo. Il Chievo ha giocato bene solo l'andata, il primo tempo dell'andata, e lì ha fatto quei due gol che sembravano incanalare la semifinale nella direzione di Verona. Però lo Spezia già all'andata meritava di fare un gol, e nel ritorno poi si è scatenato, ha dominato la partita con una gestione molto saggia dei 90 minuti, gestendo bene le energie, schiacciando sull'acceleratore quando c'era da schiacciare, quindi ha meritato nettamente questa qualificazione. Ecco, nell'andata, subito i primi 10 minuti, aspetta, era 7, poi però dopo ha avuto il pallo e ha avuto il calcio di rigore che è stato sbagliato da Matteo Ricci. Sì, infatti lo Spezia meritava il gol, è vero che poi il Chievo ha preso un palo che poteva addirittura portare sul 3-0, diciamo la verità, però sarebbe stato troppo obiettivamente. Però c'è da dire che la cosa importante è stata mentalmente che lo Spezia non si è demoralizzato, ha accusato sì quella brutta partenza, quei due gol in 9 minuti, però poi si è ripreso subito molto bene, quindi a livello mentale, a livello di motivazioni, la squadra ha avuto poi la mentalità giusta e soprattutto l'approccio alla partita di ritorno è stato impeccabile. Lo Spezia è partito e ha tritato il Chievo, quindi ha meritato la qualificazione. Ecco Nicola, ieri presente hai visto l'arrivo della squadra con i tifosi dietro, si sono stati accanto tutta la partita, anche lì nello spettacolo. Sicuramente è stata molto emozionante, io ero lì all'hotel della squadra quando è partito il corteo e devo dire che veniva voglia anche a me di giocare una partita del genere, perché obiettivamente l'adrenalina che ha trasmesso quell'accoglienza lì è stata fantastica. Non voglio immaginare se ci fosse stato lo stadio aperto e non voglio immaginare cosa sarebbe potuto succedere se in finale col picco pieno, cioè sarebbe stato come giocare in 13 o 14 in una partita del genere, quindi è un vero peccato che i tifosi dello Spezia non possano seguire questa finale, perché sarebbe stata sicuramente una testimonianza unica di un momento storico e poi un aiuto considerevole alla squadra, ma di sicuro mi aspetto che il 20 ci sarà un altro corteo così bello festante come quello di ieri sera che accompagni la squadra dall'hotel al picco. Ecco, parliamo invece, tra qualche ora c'è la gara di ritorno tra Pordenone e Frosinone, chi potrà andare in finale insieme allo Spezia? Beh, sai, la vittoria dell'andata del Pordenone è pesante, eh? Vincere 1-0 a Frosinone è stato molto significativo anche per come è arrivata la vittoria, perché il Frosinone era più stanco, infatti per 60 minuti ci ha provato, poi quando ha calato un po' il Pordenone, che è bello tosto e ha qualità, ha premuto sull'acceleratore e ha vinto la partita. Quindi il Pordenone è una matricola, ma ha giocatori di grande esperienza che sanno gestire bene questo tipo di partite. Quindi il Pordenone anche stasera è favorito, il Frosinone deve vincere 2-0, non è facile, anche perché, ripeto, non è proprio in formissima il Frosinone, e poi perché il Pordenone è più esperto e solido del Cittadella, che invece si era fatto ribaltare in casa dallo stesso Frosinone. Quindi Pordenone favorito e Pordenone che con lo Spezia darà vita a una partita fra due squadre completamente diverse e quindi una partita che sarà sicuramente molto vincente. Ecco, l'ultima domanda invece con te è fare un punto della stagione. Sappiamo che te sei venuto spesso con il Tirassia, hai visto l'inizio alla fine, come giudichi questa stagione dello Spezia, soprattutto anche con l'italiano che nel ritorno di partita ha fatto pochi punti e chiama di stato esonerato, bravo a tenerlo, un tuo giudizio di questa stagione dello Spezia? Ma guarda, io capisco che i tifosi quando non vedono i risultati si arrabbiano, è normale, lo Spezia dopo la partenza che aveva fatto
faceva preoccupare chiunque, no? Perché un punto in 5 partite, mi sembra, insomma, era stata un avvio veramente negativo. Però bisogna anche avere fiducia nelle persone. Cioè, il tifoso può arrabbiarsi, essere deluso, preoccupato, va bene, ci sta, ok, è normale. Però bisogna anche avere fiducia nelle persone. Cioè, Guido Angelozzi ha 65 anni, è un manager di grande esperienza. Se lui vedeva nell'allenatore le qualità per riprendersi, bisogna fidarsi delle professionalità, dei professionisti. Quindi, infatti, non a caso, Angelozzi ha avuto ragione. Quindi è stato brutto quel momento lì in cui si è arrivati quasi allo scontro, no? Con Angelozzi, tifosi, eccetera, che chiedevano la testa dell'allenatore. Spezia è sicuramente non è una piazza che dorme, non è una piazza assente, è una piazza competente che le situazioni le vive di pancia, le vive con grande partecipazione emotiva. Però, ripeto, davanti a certe professionalità è giusto fidarsi, tant'è vero che infatti poi ha dato ragione alla scelta di Angelotti di dare fiducia a Italiano. E adesso lo Spezia, dopo quella partenza così negativa, fino a quella gara di Pescara che è stata lo spartiacque di tutta la stagione, no? Dopo Pescara è incominciata la cavalcata. Quindi è un peccato che adesso i tifosi non possano manifestare dentro lo stadio. Se dopo 7 giornate erano arrabbiati, adesso possono trasmettere il loro grandissimo entusiasmo, lo possono fare solo con i cortei e con gli scooter e non dentro il picco, però sicuramente sarà un sostegno che la squadra si merita. Ecco, te durante la notte, dopo le partite, dicevi a me e anche a altre persone, questa è una squadra che arriverà alla lunga, alla finale. Hai visto lunga allora? Sì, sì, si vedeva la crescita di una squadra che ha cambiato allenatore, ha cambiato tanti giocatori, quindi un po' di rodaggio c'è. Italiano è un allenatore debuttante, in Serie B quest'anno erano quasi una dozzina di allenatori debuttanti. Come abbiamo visto, 4 o 5 sono arrivati in fondo, altri hanno fatto un flop, è normale. Quindi però quelli che sono arrivati in fondo è perché delle qualità le hanno. Italiano è sicuramente quello più ambito, quello più bravo, perché i risultati sono dalla sua parte. Però è stato un campionato con tanti allenatori debuttanti interessanti, come Dionisi, come lo stesso D'Angelo del Pisa. Sono tutti allenatori che avranno un futuro. Qualcuno non ce l'ha fatta, qualcuno si è fermato prima, perché evidentemente non è ancora di questo livello. Però la crescita dello Spezia è stata costante, convincente, si vedeva che era una squadra che poteva sviluppare ancora meglio il suo gioco, e poi con una rosa così ampia si vede che ci sono dei giocatori poco utilizzati che possono dare il loro contributo, quindi è stato un crescendo di questo tipo e poi obiettivamente, visto giocare tutte le 20 squadre, la qualità del gioco dello Spezia, parlo di qualità, qualità di bel calcio, il Benevento non l'ha fatto vedere, cioè il Benevento era fortissimo, ma ha schiacciato tutti, perché quando giocava ti batteva, però non era un calcio bello il Benevento, era un calcio molto efficace. Lo Spezia invece, oltre ad essere efficace, regala anche divertimento. Ieri sera ci sono stati dei momenti di bel calcio, è stata bella la partita al di là del risultato, quindi sicuramente Italiano ha anche come qualità, devo dire, che è riuscito a proporre un bel calcio che a Spezia non si vedeva. Sarai presente alle due finali? Come? Sarai presente alle due finali? Sì, certo, ci sarò, infatti sto qua che sto cercando di capire se devo fare un biglietto per Trieste o uno per Frosinone, ed essendo il 16, essendo il giorno prima in montagna con la famiglia, quella domenica 16 sarà un viaggio un po' complicato, però insomma sappiamo tutti che è un periodo particolare dopo quello che ha passato l'Italia con il Covid, così dobbiamo arrangiarci a muoverci in questa stagione, ce la faremo e sarà sicuramente una partita, ripeto, col Frosinone lo Spezia sarebbe nettamente favorito, col Pordenone è una partita un po' più incerta, perché sono due squadre molto diverse e che però entrambe con grandi qualità, quindi se sarà Trieste sarà una partita veramente veramente incertissima. Grazie mille e alla prossima, a questo punto, al piccolo. Sicuramente. Ciao Patrizio, ciao a tutti i nostri telespettatori. Ciao.